Ciao a tutti ragazzi e ragazze, questo è un piccolo vlog perché volevo parlarvi di un'altra mia piccola passione che ho ormai da 3 anni a questa parte. Come vedete il titolo di questo vlog è appunto 4 chiacchiere prima del film, ho scelto questo titolo proprio per parlarvi di questa mia passione, grazie al mio ragazzo che fin da quando aveva 15 anni ha questa passione per i film, quindi fare dei medio o corti metraggi, ecco, e quindi diciamo che ha trasmesso anche a me questa passione. L'ultimo film che ha fatto lui insieme al suo migliore amico Paolo è ovviamente amatoriale, si chiama Death Room, la stanza della morte. Io ho fatto le riprese per tutto il film e poi ho fatto una piccola parte, ho recitato alla fine una piccolissima parte insieme a un'altra mia amica. Perché ci tengo a dirvelo? Perché vorrei farvi conoscere questo film e se vi va, vedetelo perché è caricato su YouTube, dura un'oretta precisa più o meno. E dopo vi lascio il link sotto nella descrizione. È di genere horror thriller, diciamo, più thriller, sì. E la trama, brevemente ve la dico. In pratica lui e Paolo si imbattono in una banda di trafficanti di organo e quindi diventerà tutta una lotta, per la sopravvivenza. Ovviamente non vi svelo il finale, però vi dico che è molto ma molto bello. Vabbè, sarà anche di parte, però veramente è veramente fatto bene, sia per gli effetti, sia per il montaggio, perché il montaggio si occupa il mio ragazzo. Io invece mi sono dedicata alle riprese. Mi piace molto farlo, tanto che adesso stiamo facendo un altro film dove faccio ancora le riprese, faccio la camera, me ne sono stata riconfermata, diciamo. E volevo fare questo video appunto per farvi capire che oltre alla lettura c'è anche questa piccola passione di fare i film, di usare questi programmi, di fare le riprese. E mi sentivo appunto di fare questo vlog, dato che è il secondo perché il primo riguardava la lettera che mi ha scritto in risposta la meravigliosa J.K. Rowling. Io sono onorata di aver ricevuto una sua lettera. Questo è il mio secondo vlog, molto chiacchiericcio. E appunto ci tenevo a farvi vedere questo film, se vi va ovviamente. E ieri c'è stata una piccola intervista al cast principale, ecco, quindi a me, a lui, a Paolo, il suo mio amico, e altri due attori molto bravi, sia Sandro che Antonio, hanno avuto le parti, diciamo, un po' quelle più di rilievo. Dopo ci sono state altre comparse, perché vi dico, il numero tra attori e comparse ne erano ben 26. Tutto, diciamo, filmato nella parte fermana delle Marche. E ieri appunto siamo stati intervistati dalla TV locale del mio amatissimo paese che è Fermo, dalla rete FM TV, il canale 218 del Digitale Terrestre, che dalla prossima settimana, pensate, manderà in onda per 2 settimane il film, lo alternerà sia la sera che al pomeriggio. È un'immensa soddisfazione proprio per tutto il lavoro che c'è stato dietro da parte del mio ragazzo, perché ha montato tutto il film, ecco, quindi ha avuto un grande lavoro da fare. E appunto io ci tenevo a farvi conoscere questo mondo che mi appartiene, nel senso di questi film a cui ho partecipato, soprattutto nell'ultimo ho avuto abbastanza un ruolo. A me ha fatto moltissimo piacere di fare le riprese per quasi tutto il film, proprio tanto tanto tante tante parti, ecco, ho dovuto filmare. E anche nel prossimo, che è di stile fantascienza, quindi si cambia proprio genere, e arriveranno gli alieni che faranno abbastanza casino. Però ecco, allora io sotto la descrizione vi lascio il link del film e il link del teaser trailer del nuovo film. Se vi va, guardatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto, perché ovviamente le critiche costruttive, quelle costruttive no, quelle cretine ovviamente, fanno sempre bene, sia positive che negative ovviamente. E ecco, quindi se vi va guardatelo perché è veramente appassionante. Adesso vabbè, come ho detto prima, sarò anche di parte, però veramente appassionante e intrigante, soprattutto perché a me personalmente, nonostante l'ho vissuto sia nel dietro le quinte che nel montaggio del video vero e proprio, rimane proprio così bello perché scorre e un'ora passa velocissimamente, veramente ve lo posso assicurare. Quindi guardatelo e fatemi sapere se anche voi vi piace ogni tanto, non lo so, armeggiare con la telecamera, fare dei piccoli video, perché YouTube, io vi dico, sono molto contenta perché YouTube dà la possibilità a tantissime persone
appassionante di cinema e di realizzare corti mediometraggi per poi appunto caricarli su YouTube ed è un ottimo mezzo di comunicazione perché almeno può essere visibile da chiunque, da tutte le parti d'Italia, ma anche da tutte le parti del mondo. E quindi appunto l'abbiamo messo sul canale. Ovviamente su questo canale, dopo vi lascio il link sotto, troverete altri film, uno si chiama 7 mangi, un altro 24 ore e qualche minuto e altri corti che sono stati fatti da lui e dal suo migliore amico Paolo. Nel mio canale Beatrix565, oltre a trovare video sottotitolati da me sui contenuti extra di streghe, trovate anche dei corti che ho fatto con il mio ragazzo. Uno si chiama Jumanji e Sam. Proprio se conoscete la storia del film Jumanji, no? Con Robbie Williams, noi l'abbiamo ricreata, però a Sant'Elpidio a Mare, che è un paese delle Marche. Poi ce n'è un altro, molto divertente, anzi sempre diciamo thriller, ecco, che si chiama L'ultimo giorno, cioè, e troverete tantissimi di video che ho fatto insieme a lui, se vi va guardateli, io vi dico utilizzo questo vlog e soprattutto YouTube proprio per pubblicizzare questi corti e questi mediometraggi che sono stati realizzati, perché proprio YouTube è un ottimo strumento e mi fa piacere pubblicizzare proprio per farvi conoscere tutti questi piccoli e grandi lavori che sono stati fatti in questi ultimi anni. L'ultimo appunto è Death Room, la stanza della morte. E se vi va, guardatelo, poi fatemi sapere perché io ci tengo ai vostri commenti. Veramente, è da ieri sera che ho questo pensiero, adesso mi metto domani, faccio un bel video vlog, proprio perché voglio farvi conoscere quest'altra mia passione che è nata molto recentemente, come ho detto, da 2 o 3 anni a questa parte, che appunto si congiunge benissimo con l'altra mia passione in mezzo che è quella della lettura. Io veramente grazie, se lo guarderete, veramente vi ringrazio già in anticipo di cuore perché veramente mi fa molto piacere se lo vedete. Se vi va commentate, perché io veramente aspetto con molto piacere i vostri commenti proprio per parlare ancora con voi. E ne approfitto, dato che ho creato questo piccolo vlog, per farvi vedere l'ultimo libro che mi sono comprata. Ho postato la foto già nel gruppo YouTubers che parlano di libri, però ve lo faccio vedere. Si chiama Il segreto della collana di perle di Jane Corry. Eccolo qui. Eccolo qui, in edizione Gli Insuperabili della Newton Compton, quindi sta a 5,90 euro, però fino all'11 novembre tutta la linea Newton Compton degli Insuperabili avrà il 15% di sconto, quindi anziché pagarlo 5,90 lo pagherete 5 euro e 1 centesimo più o meno. Ecco, quindi se vi va approfittarne, i titoli ne sono tantissimi di questo catalogo, io ho preso questo e quello di Federica Bosco, come vi ho fatto vedere nell'ultimo mio video. E mi ha incuriosito molto la trama, perché sono 3 donne, 3 artiste, un unico destino. La trama è abbastanza intrigante, anche quello di Federica, ho letto molti commenti positivi di Federica Bosco, innamorata di un angelo, il primo della serie. Poi ovviamente sono usciti anche gli altri due a 5,90. No, scusate, a 9,90 perché ancora le edizioni Insuperabili non ne fanno parte, però spero e credo che quasi sicuramente la faranno anche in edizione super economica a 5,90, che è comodissima per il mio portafoglio. E ci tenevo a farvelo vedere. Non so se voi l'avete letto, se vi incuriosisce il titolo, fatemi sapere. E io niente, vi ringrazio veramente perché questo è stato un vlog molto chiacchiericcio. E mi ha fatto piacere condividere con voi quest'altra mia passione. Sotto troverete tutti i link che vi ho detto prima. Se vi va, guardate il film. E fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, le critiche, vi dico, quelle costruttive, sia positive che negative, sono utilissime veramente per migliorare ancora di più. Io vi ringrazio di cuore. Ci vediamo alla prossima recensione che sarà La scuola dei giochi segreti che arriverà a breve perché l'ho quasi finito. Poi ce ne saranno ovviamente tantissime altre, molti video rubriche che ho creato io, Let's Talk e Love for Covers, che sono contentissima, che sono apprezzatissime. E io veramente vi ringrazio, quindi ci vediamo alla prossima recensione e a tutti gli altri video che farò. Ciao a tutti!